serata finale dopo un duro anno di lavoro tra eventi e mostre. Siamo giunti a questo che è il compendio di tanto sforzo e abbiamo fatto una parte di mostra con la presentazione di Attoresh. Ciao, sono Badin Andrea, voglio presentare appunto il progetto Attoresh, 20 anni della caduta nel muro di Berlino. È un progetto che abbiamo realizzato con l'associazione culturale Lucid. Io ho curato la parte di scrittura e la parte realizzativa. Il filmato vuole raccontare i cambiamenti che ci sono stati a 20 anni dalla caduta del muro di Berlino attraverso delle testimonianze dirette di persone che hanno vissuto appunto questo cambiamento. Luca Borriello, direttore Inward, osservatorio sulla cultura del writing, interlocutore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù. L'anno scorso, nel 2009, si sono festeggiati i 20 anni dalla caduta del muro di Berlino. Diversi progetti, anche distinti dalla creatività urbana, soprattutto audiovisivi, che ho potuto vedere, hanno interessato la memoria, hanno interessato il racconto vivo, la raccolta anche di pensieri. Oggi ho avuto modo di visionare Attoresh. Il titolo stesso significa svolta ma anche crollo. A me istintivamente faceva pensare agli attori ed effettivamente su questo equivoco del sostantivo Christian mi diceva che si è costruito anche un po' uno scherzo di interpretazione. Tutt'altro che uno scherzo invece è la somma di testimonianze che ho potuto visionare esattamente dalla ragazza che magari coordinava il servizio d'ordine oppure faceva la guida all'area del domino, a docenti di sociologia politica, se ben ricordo, che hanno vissuto prima da esuli e poi da immigrati in Italia effettivamente questa fantastica avventura che è la vita e che gli ha corrisposto dall'89 in avanti. Sono Giovanni Di Natale, io in Attoresh ho avuto il ruolo della realizzazione grafica di tutto ciò che è la parte testuale sia del DVD che di tutto ciò che è stampato. Ho sottolineato proprio della parte testuale perché ho scelto per Attoresh una veste grafica tipicamente tipografica, come era il senso e comunque l'estetica che davano intorno agli anni 40 e agli anni 30 tutte le veste grafiche di stampo filogermaniche. Ferruccio Goia, ho partecipato a questo progetto. È stato un bel viaggio, molto interessante, divertente e importante per tutti noi, perché comunque è stato un modo per confrontarci al lavoro, proprio in diretta, con i problemi che possono capitare durante la lavorazione di un documentario. Ciao, sono Matteo Serman, sono il montatore di Attoresh. Il 10 novembre la troupe rientra a Gorizia portando circa 27 ore di girato, dal quale ho dovuto ricavare mezz'ora, 35 minuti di montato finito. Sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto. Allora, io sono Nicola Dal Martello e all'interno di questo progetto di Attoresh praticamente io ho tradotto in inglese tutte le interviste presenti nel documentario in modo che possa essere esportato anche al di fuori dell'Italia, all'estero insomma. Allora, sono Alex Di Rossi, ho collaborato con i ragazzi per la traduzione in inglese del documentario e abbiamo visto stasera il prodotto finito praticamente con la traduzione in inglese. Devo dire che sono estremamente soddisfatto comunque del lavoro fatto. Sono Giorgia Gambino, sono l'autrice delle fotografie Attoresh, 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, che è lo sviluppo del progetto Go Berlino Go, realizzato dall'associazione Young for Fun e Lucid. E ho preso parte a questa spedizione appunto risalendo la cortina di ferro fino ad arrivare a Berlino nei giorni del Domino Day, che era la caduta di questo domino a simboleggiare un po' la caduta del muro di Berlino. È stata un'esperienza molto molto bella sia dal punto di vista umano, perché si è creato un bellissimo gruppo di lavoro che sta continuando ad andare avanti, sta continuando a realizzare cose. Attoresh. 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 20 anni dalla caduta del muro di Berlino.